Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi vi facciamo vedere la macchina, ne abbiamo già viste tante, questa è una Mazda MX-5, ne abbiamo già viste diverse su video, cioè noi ne vediamo tantissime, poi nei video ne abbiamo comunque fatte vedere parecchie. Più che la macchina, che in se stessa è una macchina, ripeto, sportiva, direi più che performante per quanto riguarda il rapporto peso-potenza, direi un'ottima vettura. Il cliente la sta piano piano, lo si vede anche da questi piccoli dettagli. Questo è un gancio che ha messo il cliente, serve per farsi trainare nel momento in cui uno va in pista, quindi c'è bisogno di avere quel tipo di gancio. Il cliente ha iniziato appunto una serie di modifiche principalmente dallo scarico, quindi inizialmente ha fatto un catalizzatore metallico 200 celle e un terminale sportivo, però siccome l'appetito, come si suol dire, viene mangiando, ci è chiesto di fare un lavoro molto particolare, cioè di avere la macchina che in questa configurazione fa già il suo bel rumorino ed è secondo me la soluzione ottimale, però voleva avere una situazione dove poter fare molto, dove la macchina fosse molto più rumorosa. Allora, le soluzioni erano due: o tirare una linea dritta di scarico, cosa che a livello tecnico gliel'abbiamo sconsigliato in maniera decisa, perché chiaramente avrebbe avuto un rumore dello scarico permanente e molto corposo, e in seconda battuta perché facendo una linea di scarico dritta la compressione della linea di scarico scendeva e la coppia, diciamo, veniva spostata dal basso verso l'alto. Quindi la soluzione che abbiamo trovato è di mettere un elettroval, di fare uno scarico con valvola che viene gestito tramite appunto un comando elettronico all'interno, molto semplice, per poter bypassare in sostanza quello che è il terminale originale. Io adesso vi farei sentire le due configurazioni, la macchina stock e la macchina con apertura della valvola, così potete giudicare la differenza acustica. Anzitutto facciamo vedere dov'è, viene comandato da questo pulsante che comanda, ovviamente è tutto nascosto il comando, comanda un'elettrovalvola con un bypass in sostanza, una linea a Y montata sul centrale, che va, quando la valvola chiude il terminale, va a scaricare direttamente schiudendo il terminale. Adesso sentiamo la differenza. Questa è la macchina di serie, quindi già secondo me è il sound ottimale. Poi sentite un po' quello che ci ha chiesto di fare il cliente. Poi dicono i gusti sono gusti, ripeto, bellissimo il sound, bellissima questa specie di frustata che viene data, però ripeto, sono, diciamo, situazioni estreme, cioè noi, come vi ho detto tante volte ai clienti, diamo dei consigli. In questo caso devo dire che la soluzione di poter gestire nel momento in cui uno vuole avere questo tipo di sonorità veramente quasi eccessiva, perché avete sentito una rumosità dove non si può andare in giro in strada in maniera permanente, c'è una strada libera, un posto dove uno non dà fastidio, le sue sgasate le fa e va bene, poi chiudendo il tastino la macchina ritorna assolutamente normale. Sarebbe stato veramente controproducente fare un sistema di questo genere fisso, quindi non modulabile con la valvola, perché a quel punto il cliente ovviamente la macchina non l'avrebbe potuto usare in maniera normale. Direi che è un sistema molto interessante, spesso ce lo chiedono, è un po' lungo da fare perché bisogna appunto fare un bypass specifico sulla base dei diametri dello scarico, le valvole si comprano già fatte e poi c'è da fare tutto il collegamento elettrico per poter comandare appunto l'elettrovalvola tramite tastino. Però è un sistema che funziona, cioè in sostanza è quello che più o meno noi riusciamo ad avere
prendendo uno scarico già dotato di valvola. Quindi ci sono delle macchine che, come spesso, ad esempio, mi ricordo l'ultima che abbiamo fatto vedere nei video, la Jaguar F-Type, con il terminale con la valvola, o anche la 124 Abarth che mi ha fatto vedere un po' di filmati fa, in quel caso con un telecomandino il cliente apre e chiude la valvola. Ecco, più o meno il risultato, l'obiettivo che uno raggiunge grosso modo è quello. Di questa macchina qua purtroppo non esisteva un terminale dotato di valvola, l'abbiamo realizzato artigianalmente. Quindi direi che anche per questo lavoro direi è tutto, siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo terminato, stasera andremo in consegna, speriamo che il cliente sia altrettanto contento, speriamo che non accenda la macchina in sede perché se no ci tirano i mattoni in testa. Per il momento è tutto, vi invitiamo a consultare il sito www.9000giri.it, all'interno del quale nell'archivio elaborazione troverete più di 3500 schede vettura. Troverete chiaramente anche questo, è il video dedicato. Potete chiamarmi in sede, io sono sempre lì dal lunedì al venerdì, vi trovate allo 0273 83 175, anche solo per un semplice consulto, un'opinione, un consiglio, non è che dobbiamo per forza vendervi qualche cosa. E soprattutto quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, saluti!